Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un investigatore del paranormale viene subito chiamato per investigare su alcuni strani avvenimenti che accadrebbero in una casa privata. Dopo qualche minuto incominciano ad accadere delle cose davvero assurde e spaventose. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a vedere il documento. See, this is what I have to deal with. Here we go. Questo filmato è stato registrato in un cinema durante la proiezione di un film. Il video mostra che durante il film una presenza oscura si manifesta scomparendo e apparendo continuamente. Il video è davvero interessante, ma andiamo ad osservare bene il documento. Il prossimo filmato è stato catturato da un ragazzino mentre era solo in casa sua. Il piccolo sente alcune sedie spostarsi, intuisce subito che il rumore proviene dalla sala da pranzo, quindi va lì a controllare. Arrivato in sala da pranzo, vede una sedia spostarsi da sola, come se fosse stata toccata da qualcuno. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Ah, sì, se muove la silla. Il video seguente mostra questa ragazza mentre svolge alcuni servizi in cucina. Ad un certo punto la giovane si accorge che una strana presenza la sta osservando. Spaventata, la ragazza incomincia a prendere qualsiasi cosa trovi davanti e a lanciarla contro quello spirito. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Stop looking at me! Gummy! Gummy, stop looking at me! Gummy!
la padrona di questo cane nota degli strani comportamenti da parte del suo animale. Sembra che il cane abbia visto qualcosa di strano in alcune bandierine attaccate vicino ad un muro. Il cane rimane per un bel po' di tempo vicino a quelle bandierine a fissarle e a ringhiare, finché ad un certo punto succede qualcosa che spaventa sia il cane che la padrona. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a vedere il documento. E anche per oggi è tutto, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di questi video, se vi sono piaciuti, quale di questi filmati vi ha spaventato di più. In particolare vorrei sapere la vostra opinione sull'ultimo filmato, quello del cane. Sapete anche voi che il cane o gli animali in generale hanno la capacità di percepire o addirittura vedere gli spiriti? Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Se vi è piaciuto il filmato, mettetemi un bel pollice in su. Io vi saluto, ragazzi, e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao.